sono Ryan, meglio conosciuto come Cio, e benvenuto in questo nuovo video. Parlando ancora di tavolette, pensandoci bene, io già da piccolo ho avuto una sorta di tavoletta con schermo. Ed è questa. E voi direte, ma Cio, questo qui è solo un Nintendo, non puoi disegnarci sopra. Invece sì, grazie a questo gioco, io ci disegnavo su questo Nintendo. Questo è Art Academy per Nintendo DS, poi ne uscirono altri per Nintendo 3DS e per la Wii U, se non sbaglio. Quando avevo 12-13 anni, questo qui non era un gioco qualunque, questo qui era il gioco. Mi ricordo che quando vidi per la prima volta la pubblicità di questo gioco in televisione, i miei occhi si illuminarono. Mio fratello maggiore mi regalò prima questo Nintendo, e dico questo perché ne ho altri qui in casa. Poi quando uscì questo gioco me lo regalarono i miei genitori e io ero al settimo cielo. Mi ricordo che fu l'unico gioco che finì in un solo giorno. Dato che io ero una schiappa, anzi sono ancora una schiappa con i videogiochi, mi accontentavo con questo. In questo gioco c'erano 10 lezioni, una sorta di tutorial, e ad ogni lezione il livello c'era il maestro d'arte, che è Leonardo da Vinci, e ti insegnava cose bellissime della base del disegno e della pittura. Però crescendo, e dico dopo 2 mesi, smisi di giocarci e lo lasciai lì a prendere polvere. E l'ultima volta che mi è capitato di prendere il Nintendo, mi sono detto, ma io ho Art Academy, posso farci un video, un gioco per disegnare? Sono sicuro che i più piccoli di voi non sanno neanche dell'esistenza di questo gioco. Quindi mi sono detto, facciamoci un video, perché no? Quindi direi, bando alle ciance e vediamo che cosa c'è all'interno di questo gioco. Ok ragazzi, siamo pronti, accendiamo Nintendo. Ok, abbasso il volume perché sennò dopo la mia voce non si sente. Vediamo cosa esce. No, guardate qua, un disegno del mio occhio. Se non sbaglio avevo fatto anche la foto. E dai, partiamo col gioco Art Academy Nintendo, mamma mia che ricordi. Ok, Nintendo. Mamma mia, sentiamo l'audio. Wow. Ok, adesso direi di vedere che cosa c'è. Lezioni, modalità libera, galleria. Ecco, la galleria, potremmo vedere tutti i miei vecchi disegni. Vediamo, sta caricando. No, questo qui è l'ultimo che ho fatto sul gioco. Una mela e un limone. Ben fatti direi. Per avere 12-13 anni, se non sbaglio. Anche questo qui del cane è pazzesco. Cioè, guardate che qualità aveva questo gioco. Sembra quasi una foto, cioè me la sto un po' tirando, però facevo dei bei disegni. Questo qui non mi ricordo se faceva parte di un tutorial, però cioè molto semplice, tutte linee. No, qui c'è un mio ritratto. No, che vergogna, c'è pure la foto, no? Ecco qui l'arcio di 12-13 anni. Sto rovinando la mia reputazione mostrando questa foto. Vabbè, col disegno dai, non era fatto male. C'è qualche errore di proporzione, di allineamenti, però non è affatto male. Poi c'è un paesaggio, mamma mia, bellissimo. Questo qua lo ricordo, ci avevo messo molto a farlo. È fatto bene. Guardate le ombre con un bel blu scuro. Mamma mia, qua c'è un ritratto a me e mio fratello. Se non lo sapete, io ho un fratello gemello. E qui c'è anche la foto. Vedete voi se ci assomigliamo o no. Questo qui è un disegno di mio fratello, mi ricordo, gliel'avevo prestato al gioco, voleva provarlo e ha fatto anche lui qualche disegno. Questo qua e questo qua. Dai, se la cavava anche mio fratello. Questo qua del pinguino è molto bello. Ben fatto. Poi questi qua, da qui partono tutti i tutorial se non sbaglio. Questo qui della mela, un altro paesaggio sempre con la cornice. Sì, questi qua erano che facevano parte del tutorial, di tutti i tutorial che ti faceva il gioco. Anche qua il cigno, mi ricordo bene tutti, anche il cane. Non so perché, ma credo che siano un po' in disordine, perché mi ricordo che il cane era tra i primi esercizi del gioco, quindi non so se è un errore del gioco o sono io che mi ricordo male. Qui c'è questo fiore qua, dai, è ben fatto. Ah, questo qui dell'onda, mamma mia. Mi è piaciuto moltissimo questo tutorial perché ho imparato che con piccoli tocchi di luce, di linee bianche, si dà molto più realismo. Cioè, questo, qui l'onda, qui l'onda senza questi tocchi bianchi sarebbe fintissimo, invece con questi tocchi è molto più realistico. Anche qua il limone,
Infatti, se ve ne siete accorti, in molti dei miei disegni io do quei piccoli tocchi di luce, puntini o linee che danno molto più realismo e che contrastano con le ombre. Anche questo qui della pera, un tutorial sempre mio. No, che brutto questo, l'albero. Credo che questo fosse, sì, il primo o il secondo esercizio del gioco. E qui della mela, mi ha fatto vedere che ha fatto anche di prima mio fratello. E niente, questi qua sono tutti i miei disegni del passato che facevo con questo gioco. Guardando in modalità libera, le lezioni non le facciamo, quindi, cioè, facciamo modalità libera, crea nuova immagine, continua. Vediamo cosa c'è in continua. Quello del cane, un altro cane, questo qua credo che sia sempre di mio fratello, non me lo ricordo. Questo qua è l'ultimo che ho fatto, non l'ho mai concluso. Erano delle caramelle, io ho fatto solo lo sfondo fino a quel momento. L'anno 00, che strano. E qua il cane non so perché è incompleto, io l'avevo completato. Vediamo. Ah, il cagnolino. Mamma mia, che ricordi. Ecco, questa è la foto del cane, questo qua è il mio disegno. Avevo messo la griglia, se no non usciva così proporzionato. Però non so perché è incompleto, io l'avevo completato. Magari l'avevo finito, non l'avevo salvato, avevo salvato l'immagine però. Che ricordi, mamma mia, sono passati 10 anni, più di 10 anni. Beh, adesso dobbiamo fare un nuovo lavoro, quindi direi crea nuova immagine. Dato che non sono solito disegnare volti femminili, direi di provarne a farne uno. Quindi iniziamo a disegnare. All'inizio era veramente scomodo disegnare su uno schermo così piccolo, ma credo che sia proprio il bello di questo, perché disegnando con dimensioni così ridotte stai molto più attento ai dettagli e a tutta la creazione del disegno. Ma poi mi sono subito accorto che bastava cambiare da una 2H a una KB la matita e si marcava già un po' di più. Un'altra cosa fastidiosa è l'effetto parallasse, che su uno schermo piccolo si nota molto di più, ma piano piano ci fai l'abitudine. Poi non posso aspettarmi grandi cose, è un Nintendo, quindi si può anche tralasciare questo fattore. Si può zoomare con la lente, ma non di tanto, direi di un 50% e basta. C'è anche il vantaggio che con i tasti direzionali ti puoi spostare sull'intera tavola da disegno. Qui mi scuso per il riflesso sullo schermo, mi sono accorto che c'era solo dopo aver finito di filmare, spero non sia di troppo fastidio, scusatemi. Ok ragazzi, la prima prova è finita. Per essere un gioco di 10 anni fa, ancora ha una bella qualità. Certo, essendo un Nintendo si notano tutti i pixel, ma secondo me danno quel tocco in più che rende più affascinante il disegno. Sembra quasi un filtro di Instagram. Ok, primo disegno è andato, come prova va benissimo. Adesso passiamo al prossimo e ultimo. Siccome stiamo usando un Nintendo, direi di disegnare uno dei personaggi più iconici del mondo Nintendo, il famosissimo Mario. Di specifico Mario Kart, uno dei giochi che hanno fatto la storia della Nintendo e che ha segnato l'infanzia di molti. Quindi, bando alle ciance e iniziamo a disegnare.
Ok ragazzi, disegno concluso, direi ancora niente male, si possono ottenere buonissimi risultati con questo gioco, ho cercato di essere il più minuzioso possibile, cioè con quello che potevo fare, perché con uno schermo così piccolo ci sono molte limitazioni. Pensate quanto sarebbe stato difficile disegnare con uno schermo ancora più piccolo, a fine giornata arrivi che non ci vedi più. Quindi per fortuna che ho questo Nintendo DSi XL, sono riuscito ad ottenere buone proporzioni e ad inserire bene il personaggio all'interno di questo quadro così piccolo. E niente, forse non mi convince molto lo sfondo, ma vabbè, è un Nintendo, quindi ci sono dei limiti a quello che si può ottenere. Mi sono arrivati tantissimi ricordi mentre disegnavo, a quel periodo quando passavo le giornate a giocare a Nintendo senza preoccupazioni, con l'R4, con 50 giochi, centinaia di giochi, per poi giocarne solo con due. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto viaggiare indietro nel tempo, soprattutto a quelli della mia età. Spero che i disegni vi siano piaciuti, se è così sapete già cosa fare. Commentate qui sotto se volete che porti altri disegni fatti con il Nintendo. Chi lo sa, magari può diventare un format del canale. Ok, basta, come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social come Facebook e Instagram. E come ultima cosa, vi chiedo di iscrivervi. Ciao. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Y se apagan las luces, prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es quien lo conduce. Y dime que son retro sin un Jordan que las use. Yeah.